Eccoci tornati con la successiva parte. Sapete già che ho interrotto il gioco, ma in realtà non l'ho interrotto fisicamente. Allora, qui ci sono tutti gli oggetti che sono avanzati praticamente dallo scontro con il treno, ok? Per cui qua, allora, Billy ha un po' di spazio e quasi quasi io ne approfitterei, vero Billy? Cosa possiamo dare a Billy? Tan 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 tan. Billy, prenditi il fucilozzo, dai. Sbagliato tasto. Poi qua possiamo fare. Perfetto. Ok, così Billy ha solo 8 colpi per la pistola. Ma siccome gli diamo quelli del pompa, ovvero del fucile da caccia, ci va bene così. Perfetto. A Rebecca facciamo prendere un inchiostro, perché questo qua credo sia un inchiostro per la macchina da scrivere. Perfetto. Poi qui, io avevo detto che c'erano tutti gli oggetti. Non è assolutamente vero perché ne mancano tantissimi, mi pare. Ne mancano tanti. Tutte le erbette che c'erano in giro era pieno quel treno di erbe. Non è rimasto più niente, purtroppo. Vabbè. Billy, 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 quanti colpi hai? 14. Insomma, pensavo meglio in realtà. Sai cosa? No. Non si può. Però il coltello magari, buttalo. Perché alla fine. Ok. Dai, ci sta così, ci sta. Coltello, erba verde, no, a posto. Questo qua, sapete che ho idea che mi serva più avanti. Ma non mi ricordo, porcaccia la pupazzola, ma andiamo avanti, dai. I don't remember. Buttati, che è morbido. Perfetto. Becca, come with me. Saliamo le scale e vediamo un attimo. Oh, e qui ci troviamo in una bellissima magione, apparentemente. Beh, bellissima mica tanto. Sicuramente grande però. E qua mi sa che cominciano un po' di enigmi, eh. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on James earth are those Marcus. people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge on Umbrella. Chi è sto qua? Perché si vuole vendicare, eh? E perché canta come una donna? Ah, no, non è vero, dai, quella è la colonna sonora allora. Mamma mia, che porcheria.
Ai ai ai. 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Oh là là. E qui ci troviamo in un'ambientazione completamente nuova e tante cose da vedere, più o meno belle. Qui c'è un punto di salvataggio che useremo dopo, chiaramente. Munizioni che non fanno mai male, vero, se riusciamo a prenderle, ecco. Qui c'è una piantina, allora facciamo così, siccome c'è anche un piccolo obiettivo che mi interessa. Ecco, vediamo se riusciamo a farlo. Se non ricordo male, eh. O forse l'avevo già fatto. Boh. Vabbè, comunque ci siamo curati, va bene così. E adesso ci riprendiamo le nostre, i nostri effetti personali, vero? Ok. Coltello, coltellaccio, perfetto. E quasi quasi. Ti uccido, Billy, ti uccido. Chiaramente l'ambiente è tutt'altro che interattivo, dato che è praticamente una foto statica, ma vabbè, insomma. Guardiamo di qua cosa c'è. Taglio al personale. Simpatici. Che spiritosi. Bene, adesso noi facciamo un altro obiettivo che è questo. È chiuso, la porta è decorata da un simbolo del fuoco. Un simbolo del fuoco, eh. Nel frattempo Rebecca è la custode di tutte le munizioni di questo gioco praticamente. Perché ne avrà tipo 200.000 a lei. Questo qua è un infame, se non ricordo male, dopo si alza. Scusate, non volevo fare lo spoiler. In realtà non è detto che si alzi, non vi preoccupate. È intuito, insomma. Lo potevate intuire anche voi. Ambienti da esplorare, eh? Ambienti da esplorare. Muori, infamone. Tutto fomo e niente zombie. Oh 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 oh. Però adesso basta. Dai, vieni. Vediamo se possiamo usare Billy, magari. Dai. Apparentemente l'ho seccato comunque. Già, questo è un altro modo per ricaricare, eh. Lo sapevate? Ed è anche un modo veloce, ve lo assicuro. Questo fa parte di un enigma. Sì, sì, sì. Che cos'è questo? È un fucile uguale a questo? O sono diversi fra loro? Non lo so, sapete? Non lo so, vabbè, comunque non importa, non riusciremo a prenderlo, per cui... Per cui niente, dobbiamo fare spazio però per quel blocchetto lì, eh. Quello sì, cavolo. Cosa possiamo lasciare indietro? Il coltello, dai. Tanto il corpo a corpo qua.
non è che ci interessi particolarmente, diciamoci la verità. No, scusate, questo. Becca, prendilo, brava. Possiamo andare sopra di qua? Sì, vediamo cosa c'è. Inquietanti queste parti. Dai, dai, ti sento, sei qua dietro. Vieni, dai. Niente, è timido. E che cazzo? Cazzo, quanta gente c'è? Ehi là. Qua una bella Molotov ci sarebbe stata, non dico bene, di più, ma io sono pirla e non l'ho usato. La porta adesso è aperta, perfetto. Dove ci porta la porta? Bloccati. C'è un documento che noi leggeremo. Ok. Disco di sistema, eh? Ci manca un pezzo. Ah, ok. Mie. Queste sono di Billy, invece. Billy tutte e due. Bravo. Bravissima Becca. No, scusate, c'era una porta qua in parte, non ho visto. No, 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 no. No, la porta dovrebbe essere allora qua al centro forse. Eccola qua. Quante porte ci sono? Allora una di qua e una di qua. Andiamo su questa. In realtà bisogna esplorarle tutte, eh. Tutto bisogna esplorare Resident Evil. Tutto. Allora, qui. E abbiamo liberato un posto prezioso nell'inventario, ve lo assicuro ragazzi. Però voglio un attimo capire dove porta quella porta. Non questa, quella qui dentro. Questa qua. Scusate, devo cambiare Billy, avete ragione. Decisamente più umano così. Eppure ero convinto di aver cambiato costume anche di Rebecca l'altra volta. Evidentemente mi ricordo male. Finito qua che vi buco per bene. Andiamo di qua, andiamo di là, non lo so. Vediamo di qua cosa c'è.
un altro inchiostro per salvare, vabbè. Male sicuramente non fa, eh. Voi che dite? Microfilm? Ah. Ah, ok, la candela. Ah. Vedete? Il ritratto che dice che bisogna accendere la candela. Pensate che nella mia prima run non mi ero accorto di quelle particolari lì. Questo qua è chiuso. Ah, ok. Presenta un foro di forma quadrata. Quindi non abbiamo niente noi. Ah, questo qua cos'è però? La mappa. Bene. Ok. Quindi qua niente di fatto, giusto? Di qua non si fa perché ci manca un pezzo. Di qua bisogna accendere il coso, per cui torniamo indietro e proseguiamo nel corridoio dove eravamo prima. Di qua. No, di qua una mazza. Ah, la porta decorata col simbolo del fuoco. Ah, è la stessa di prima allora, praticamente. Sono comunicanti. Allora torniamo indietro. Ok. Allora, noi abbiamo preso il microfilm A, che presumo sia una sorta di diapositiva. Dove possiamo proiettarla? Qua no, a quanto pare. Facciamo il giro, vediamo se c'è qualche porta utile. Qui ci siamo già stati, giusto? Non sono sicuro di esserci stati in realtà. Vediamo. Sembrava grigia la porta. Cioè la stanza, non sembrava esplorata. Vediamo un attimo se ho ragione o meno. Infatti è una stanza nuova questa qua. Ehi. Voi sapete che cos'è, vero? È quello per azionare la manovella che abbiamo visto prima. Bene. Tanto ha un sacco di colpi anche per il pompa, e comunque è solo una cosa temporanea, ve lo assicuro. Perché una volta piazzato quello lì mi si libera di nuovo. Oh cazzo! Maledetto infame, non posso neanche ricaricare i colpi perché non ne ho, giustamente. Corvi stronzi maledetti. C'è un documento qui, che cos'è? Otto quindici. Ok, grazie. Allora adesso andiamo nella parte di prima dove c'era appunto da inserire la manovella e vediamo se riusciamo a sbloccare un qualche cosa. Qua dentro, poi a sinistra, giusto? Che però con questa visuale in realtà è a destra.
Mi avete capito, non vi preoccupate. Ok, e la porta che a noi interessa è questa qua. Poi per di qua. Qui ci mettiamo la manovella, in teoria. Incrociamo le dita. Perfetto. Allora. Becca, tu vai su. Ok. No, Billy, tu devi farla salire. Allora, non mi ricordo più il comando rapido. Fatto sta che devo fare così. Ecco. Becca in bocca al lupo, eh. Non farmi scherzi. Riguardati. Ok. Ecco appunto. Cartuccio del fucile. Che cazzo! Dai! Spara più veloce! Ok. Quanta vita hai? Ok, per l'appunto. No, cazzo. Hai spazio? No. Allora facciamo così, dai. Qua ci mettiamo Billy, così va avanti con il... Ma però anche è vero che Billy ha pochissimi colpi, cazzo. Cosa? Come sembra essersi rotto? No! Porcaccia la pupazza. Vabbè, lasciamoli lì, dai. Sti colpi per il pompa, temporaneamente. Manca la lancetta dei minuti, che cazzo ancora? Ma vai a... Cacale. Babba, che bastardo che sei, io. Purtroppo mi ha fatto male. Attenzione, vabbè. Tanto ce n'è uno lì. No, devi prendere i colpi per la pistola, pirlona. No, gli ingranaggi. Mamma mia. No, gli ingranaggi. Ecco, bravo. La lancetta dei minuti manca, eh? Nel frattempo Becca va da sola. Speriamo bene. Una ragazza così piccola e indifesa in un posto così brutto, te lo assicuro. Oh, 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 oh. Che figata. Stanno arrivando? Non lo so. Ehi! Aio, aio, aio! Che cazzo! Che... Ah. Scusate. Ma porcaccia la pupazza. Lasciatela stare 2 secondi. Vabbè. Ok. Mamma mia, quanta vita ho perso. No, sono ancora ok. Vabbè, però sicuramente al prossimo colpo non... Vado sul giallo, poco ma sicuro. Ehi, cosa ho visto lì? Lì c'è una tavoletta, illuminata. Quando sarà ora, penso che ci servirà. Cazzarola. Ho sbagliato, in realtà volevo usarla. Brava. Perché sono sicuro che dopo tutti quei colpi lì, sicuramente un altro colpo mi avrebbe dato il giallo. Avanti tutta. Ecco, con quelle specie di insettoni enormi
Sarebbe stato buono il pompa. O fucile, insomma, chiamatelo come volete, però purtroppo non ce l'ho, per cui cosa devo farci? No, non ora. Scendiamo? Non sappiamo neanche dove andiamo. Ah, ok. Ah, qui c'è qualcosa da prendere, chissà cos'è. Che sia. Ok. Che sia. Il dischetto per il computer? Punto di domanda? Boh. Io qualcosa so, ma non me lo posso dire, altrimenti. Mentre lo zero vi assicuro che sarà praticamente una novità per me. Azioniamola e vediamo se tira su. Ah. Quindi serve Billy che è più forte, questo è il discorso. Cazzarole. E quindi? Prevedibile che non si aprisse quella porta. Cosa c'è per di qua? Niente, un'inferriata rotta. Allora non ci resta che o tornare indietro o là, o andare giù per di qua. Tan 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 tan. Di qua o di là? Di qua o di là? Allora, a detta loro questa porta qua è chiusa, allora vediamo. No, non ho capito un cazzo di come l'ho interpretato, allora vediamo un attimo, proviamo a tornare indietro. Oh, che cazzo! Aio, aio! Cazzo, ne ho preso una e basta. Oi là là! No! La volevo lanciare un po' più vicino, ma in realtà non ha lanciato un ben amato. Attenzione, di già. Infatti. Maledetto infame. Ancora! Dai! Sei lentissimo a sparare, cazzo! Spara! Mamma mia! Santa pupazza! Qua c'è tantissima roba, cacchio. E non posso prendere niente perché non ho niente. Guardate che spreco, cazzo, che spreco. Ah, quello lì ho capito, è il lanciagranate. Ma la smetti? Devi prendere le cartucce per. Mamma, sei scema, eh. Sei pirla, oh. Niente. Hanno messo le cartucce. Ah, finalmente, cazzo. E che cacchio. Ma se sono nella stessa posizione di prima, per quale motivo non mi prendi più le cartucce? Simbolo dell'acqua. Tadam! Ok,
La porta adesso è aperta. Perfetto. Ho fatto il giro in super largo. Vabbè. Ecco, io volevo proprio andare qua. No, toglierla. No, 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 no. Io ci voglio mettere la mia, questa qua. Metti. Beh. Ah. Ok, mi è venuta in mente una cosa. Mi è venuta in mente una cosa, ragazzi. Non ve la posso dire. Starete a vedere. C'entra con l'enigma comunque. E che cazzo. Ops. Non ho più colpi. 8 colpi e basta. Pochi sono. Teoricamente qui si dovrebbe ricongiungere con Rebecca. O almeno spero. Detto una grandissima cazzatona. No, in realtà sì, dai, di qua. Oh, finalmente assieme, eh. Allora. Scambia con questi. Come? Non li potete, non li puoi mettere assieme a questi? Ah, ecco appunto. Perfetto. Poi un po' di colpi per la pistola, eh. Ok. Perfetto, adesso poi glieli ridai indietro. Perfettissimo. Adesso viaggiate in coppia. Bravissimi. Allora, di qua ci siamo già stati. Noi venivamo da... Non da questa porta, ma dall'altra. Vediamo cosa c'è qui dietro. Non lo sappiamo cosa ci sia, per cui proviamo, dai. Tada! Ah, è chiuso. Ah, sì, ok. Afferrato. Allora, ragazzi, siccome si è fatta una certa, salviamo, tanto di nastri ne ho da buttare via. Ne ho da buttare via di nastri. No, in realtà non è vero. Però non sono mai abbastanza, ve lo assicuro. In ogni caso, ecco. Bene, ragazzuoli. Vediamo quanti slot ho. No, 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 no. Fammi vedere quanti slot posso usare. Oh, allora. Vabbè, niente ragazzi, vi dicevo, questo è tutto. Che dire, like, iscrizione e campanella nel caso non l'abbiate ancora fatto, ma dubito. E spero vi piaccia, commentate se avete voglia di parlare e ditemi cosa ne pensate, soprattutto i costumi classici o sciocchini barra bonus. E basta, grazie e alla prossima.